Il Festival di Cannes si chiude in bellezza, dice l'inviato di Euronews. La giuria presieduta da Steven Spielberg ha premiato La vita d'Elle e le sue due attrici che si sono messe letteralmente a nudo. Abdelatif Kechiche si porta a casa la Palma d'Oro del 66° Festival di Cannes insieme e in via eccezionale alle due giovani e commosse protagoniste. Questa è la vita, credo che il regista abbia voluto fare un film sull'amore, il sesso esiste e ha deciso di mostrarlo, è il racconto della scoperta del desiderio. La vita d'Elle affronta senza veli e con coraggio un argomento tabù, ad andare in scena è una passionale relazione saffica, una storia che vuole essere un inno a vivere, pensare e amare liberamente. Migliore interpretazione femminile è quella di Berenice Bejo, protagonista del film Le Passé, firmato dal regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi. È un ruolo perfetto per me. Mi ha permesso di passare da un personaggio molto positivo ad un altro più complesso, difficile, in cerca di amore. È la cosa migliore per un attore. Il film racconta la storia di Marie e del suo travaglio sentimentale che unisce presente e passato. Un dramma che finisce per coinvolgere anche i figli. Il resto del palmarès ci fa viaggiare dall'America all'Asia, passando per l'Europa nel tempo e nello spazio. Cannes è l'immagine del mondo. Si piange e si ride perché la vita è complessa ed è mille volti. Festival de Cannes, Frédéric Ponsard, Euronews.